Questa macchina è molto poco youtuber friendly, non c'è dove poggiarvi, cioè non c'è un pezzo di cruscotto che è dritto. Detto questo, se la riconoscete, sono nella macchina di mio marito. Sono le 4:37 e oggi è una giornata molto di libri storici, è una giornata molto di parliamo di storia e di politica, cercando di rimanere i più neutrali possibili. Questo perché se avete visto il video di sabato scorso, dove vi faccio vedere questo trucco, abbiamo parlato di appropriazione culturale, di ciò che cos'è appropriazione culturale e di cosa non lo è, e adesso sto andando giù in città perché c'è la presentazione di un libro. Vorrei prima andare a vedere com'è la presentazione e poi decidere magari se leggerlo oppure no. E detto questo, se avete visto la volta che sono andata a vedere la presentazione di Ade Joyce a Roma, capirete il perché del mio sfogo lì e sul quanto il fatto che la presentazione del libro non fosse attinente al libro. Oggi andiamo a vedere la presentazione del libro Foibe, Esodo e Memoria, il lungo dramma dell'italianità nelle terre dell'Adriatico orientale di un sacco di autori: Giovanni Stelli, Marino Micic, presumo si legga, Pierluigi Guiducci e Emiliano Loria. Mariano Micic, saggista storico e direttore archivio storico di Fiume, che appunto viene intervistato. Perciò andiamo a vedere di cosa si tratta, se il libro ci può interessare oppure no, e vi parto con me. Vertici per essere lì quel giorno a parlare della madre. Questo è un ricordo che tengo caro anche perché poi lavorando 20 anni nella commissione governativa per la concessione dell'onorificenza ai congiunti degli infoibati, non renderla storia, ma renderla un racconto. No, è storia che attribuì dal 1991, come i grandi eventi passano a condizionare le vite di famiglie, quindi come la storia passa tra le famiglie aiuta a far comprendere anche con una passione, e vorrei usare un termine che spero prenderete nell'uso che ne faccio, di compassione. Testimonianza di un esule. Ti dici quanto tempo per parlare? No, 15-20 minuti. Quindi come francobollo, c'è cioè, qualcosa che concentra a destra e a sinistra. E alla fine sia un altro francobollo è venuto fuori. Nel frattempo sono passati 2 giorni, ma se non fosse così sarei io? No, mi sono dimenticata che dovevo chiudere il video. Però è stato ok, dopo lo faccio, dopo lo faccio, dopo lo faccio, dopo lo faccio, e questo dopo è diventato 2 giorni dopo. Sempre un dopo era, no? Ci tenevo a chiudere il video perché in realtà ci tenevo a fare questo pezzo, a parlare con voi, perché in realtà la presentazione del libro è stata perfetta, secondo me. Allora, è iniziata tardi, il che non è mai una cosa che apprezzo particolarmente, però cioè, se dici un orario, un conto è il quarto d'ora accademico, un conto è che doveva iniziare alle 5:30 e inizia alle 6. Però ok, va bene, tralasciando questo. La cosa bellissima è stata che prima di tutto si è parlato di diversi libri e non solo del libro che effettivamente si andava presentando, ma si è parlato anche di altri 2 libri che sono sullo stesso tema, ossia l'esodo degli italiani dalla terra che ad oggi è la Croazia, quindi da tutta quella terra appunto dove c'è stato purtroppo l'esodo e l'uccisione di persone perché italiane. E è stata chiarita una cosa fondamentale, secondo me, che purtroppo il problema è questo, che con argomenti come ad esempio appunto le foibe, per anni, prima di tutto per anni sono state, nessuno sapeva neanche che cosa fossero, è una parte di storia che purtroppo secondo me è ancora
se ne sa ancora troppo poco, e ci è stato spiegato il perché se ne sa ancora troppo poco, perché purtroppo in Italia c'è la legge che non si possono accedere, cioè gli studiosi non possono accedere, per quello che ho capito io, gli studiosi non possono accedere agli archivi di Stato se dall'evento in sé non sono passati per alcuni eventi 50 anni, per alcuni eventi 70 anni. Quindi noi studiamo la storia con sempre 50 o 70 anni praticamente in ritardo. Nella fattispecie alcuni documenti sono in archivio, negli archivi di Stato di altre nazioni, quindi non della nazione italiana, perché ovviamente queste persone non erano sul suolo italiano, erano italiani ma non erano sul suolo italiano. Quello che a me è piaciuto terribilmente è stato il fatto che queste persone, questi scrittori, coloro, insomma, questi autori di questi libri, non solo erano autori dei libri, uno era uno storico, ma soprattutto entrambi erano esuli da Zara. Zara, città che ad oggi sta in Croazia, ma in realtà un tempo faceva parte dell'Italia. E quindi città da cui un numero enorme di italiani, c'è la cucella, sono dovuti fuggire e se volevano salvare la vita. E sono state chiarite tante cose, è stato chiarito tutta la manipolazione politica che c'è stata dietro al perché questi italiani, veniva fatta una pulizia razziale fondamentalmente per estirpare gli italiani da quel luogo, cancellazione razziale che non è stata fatta solo sugli italiani, ma è stata fatta anche sulla maggior parte degli slavi, quindi era una, tutta una cosa per cui sentir parlare persone che lo avevano nella loro famiglia, che non solo lo avevano nella loro famiglia, quindi non solo erano persone che raccontavano quello magari che gli è stato raccontato, ma erano persone che quella storia l'hanno vissuta. Cioè, allora, Micic è, tipo, da quello che ho capito, è nato negli anni 60 e ha vissuto per i primi 5 anni dentro il campo, praticamente dentro un campo profughi per italiani. Non l'ha chiamato campo profughi, l'ha chiamato in un'altra maniera, ma al momento mi sfugge il termine. E Senin, vecchietto dolcissimo, bellissimo, di 87 anni, ha vissuto l'esodo. Cioè lui è fisicamente dovuto scappare da Zara per tornare in Italia. Ha raccontato tutta la sua vita da quando, da quello che ricordava Zara, l'urbanicidio di Zara, quindi il fatto che questa città sia stata distrutta in massa proprio per estirpare quello che era un suolo che artisticamente anche ricordava l'Italia, che nelle varie strutture ricordava l'Italia, che quindi doveva essere eliminato, perché doveva essere eliminata qualunque traccia di cultura italiana da Zara. E quindi sentir parlare questo uomo di quello che lui ha vissuto in prima persona è stato decisamente diverso dal leggere un approfondimento, piuttosto che un libro, piuttosto che leggerlo sui libri di storia. È stato molto diverso ed è stato molto interessante, è stato bellissimo. Ci sono stati momenti in cui abbiamo riso, ci sono stati momenti in cui abbiamo pianto, praticamente avevamo tutte le lacrime agli occhi, perché comunque lui aveva una sorella, perché da quello che ho capito è l'unico rimasto della famiglia. Aveva una sorella e il padre era già morto quando lui è nato, quindi lui, sua madre, sua sorella e sua nonna si sono ritrovati a mettere la vita, frase sua, come l'ha definita lui, a mettere la vita in 5 valigie e scappare da Zara, scappare da casa loro per arrivare in Italia, che per loro era casa, perché comunque loro sono italiani. E nonostante questo, nonostante fossero italiani, il fatto che scappavano da un regime comunista, quindi un regime che era visto come la terra promessa, quindi come il sogno che si realizzava, il fatto che loro scappassero da lì li ha portati ad essere etichettati come fascisti, come anticomunisti, cose che alcuni di loro non lo erano. A livello tecnico, tipo un 2% di persone che sono scappate da quelle zone sostenevano il regime fascista, il resto erano tutte persone normalissime
che scappavano per salvarsi la vita, erano persone che scappavano da uccisioni certe. Si è parlato delle foibe, si è parlato di persone morte che sono state annegate nel mare, tutti i bombardamenti, tutte, è stato veramente un'esperienza a tutto tondo, non è stata solo esclusivamente un ok, questo è il libro, questo è quello di cui parla, ma è stata un'esperienza a tutto tondo e è stata bellissima secondo me, anche perché appunto è una storia che nel momento in cui te lo racconta qualcuno che l'ha vissuto in prima persona è diverso. E in più sono venuti fuori titoli di altri due libri che sinceramente vorrei recuperare, perché quello che presentavano, Foibe, Esodo, Memoria, è molto storico, quindi per le persone che, a cui piace sapere le leggi, i decreti e cose del genere, è perfetto. Io purtroppo non sono proprio le mie vibes quel tipo di libri, però due libri appunto che comunque trattano appunto dell'esodo in massa degli italiani per salvarsi da quelle zone, ma da quello che ho capito non hanno tipo numeri di legge e cose del genere, quindi è proprio semplicemente un racconto e sono memorie fondamentalmente, e decisamente li metterò in wishlist perché li voglio recuperare. Però appunto è stata un'esperienza a tutto tondo, è stata un'esperienza secondo me bellissima, e purtroppo per un lungo periodo appunto sono stati manipolati, e tutt'oggi ancora purtroppo un po' si tende a manipolare la storia per scopi politici, quando invece la storia andrebbe raccontata così come era, senza il se studi questa cosa è perché sei in questo modo, se sostieni questa parte, se studi quest'altra cosa sostieni quest'altra parte. La storia andrebbe studiata in maniera più neutra possibile, proprio perché è forse l'unica maniera in cui, non essendoci risentimenti, si potrebbe effettivamente evitare di rifare alcuni errori. Invece nel momento in cui secondo me la storia si studiasse in maniera neutra, più neutra possibile, possibilmente dalle parole dalle bocche di chi li ha vissute in prima persona, sarebbe molto diverso secondo me, proprio perché si vedrebbe l'umanità che c'è dietro a chi ha vissuto tutto questo. Ci tenevo a parlarvi oggi di questa cosa, a dare una conclusione a questo video, e noi ci vediamo la prossima settimana, ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!